valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Gli artisti, certo! Oggi sono gasatissimo! Gasatissimo perché? Perché iniziamo un percorso sempre più importante, la cosa ci gasa molto e oggi abbiamo un ospite wonderful e quando dico wonderful vuol dire che è wonderful, ma vi svelo subito chi è dopo la pubblicità. Vai! Ristorante e pizzeria Le Quattro Stagioni, in Viale Romagna 19 a Cinisello Balsamo. Una bellissima realtà nata nel 1956 che da oltre 60 anni offre alla gentile clientela in un'atmosfera magica, propone un ottimo menù, giro carne alla brasiliana e giro pizza, cucina all'italiana e pesce fresco tutti i giorni. Il ristorante pizzeria Le Quattro Stagioni vi aspetta numerosissimi il fine settimana con la musica dal vivo. Il ristorante propone inoltre per la stagione un bellissimo estivo con sfiziosi apericena e cene a lume di candela. Le Quattro Stagioni, il piacere di fermarsi. Ristorante pizzeria all'incontro, in via Verdi 18 a Melzo. Offre la gentile clientela in un ambiente accogliente, un'ottima cucina italiana, pesce, carne e una gustosissima pizza con forno a legna. A pranzo menù lavoro a soli 10 euro. La direzione augura una buona estate e vi aspetta numerosissimi. Il ristorante pizzeria incontro è aperto tutti i giorni tranne il martedì. Ma che dire! Ben ritrovati cari amici da casa. Beh, oggi la valigia ci riserva un qualcosa di straordinario, un qualcosa di meraviglioso che arriva chiaramente, perché la valigia, come sapete, si sta diramando sempre di più e stanno arrivando persone anche dall'estero. La cosa ci piace moltissimo. Però prima di presentarvi l'ospite della puntata vorrei aprire queste benedette danze. Vai! Grande! File. Madonna santa. Bene, quest'oggi sono molto contento perché abbiamo una cantante molto originale, brava, soprattutto stilosa, dove ci farà ascoltare due canzoni meravigliose. Che dire, vi auguro una buona puntata con la nostra Flavia Stoica, un applauso. Ciao. Buonasera. Il baciamano. Un altro applauso, grazie, grazie, buonasera, grazie. Buonasera. Vai. Sì. È un saluto, chiaramente dobbiamo farlo anche a Maurice Albert, che è una persona che conosco da più di 30 anni, che ha abitato nel mio paese, a Melzo. Lo vediamo spesso, pensa a quello che ha scritto questa canzone, ha venduto milioni di dischi. Ciao cara Flavia! Ciao carissimi! Come stai? Da Dio! La tua telecamera è quella lì, puoi guardare chiaramente il pubblico da casa. Innanzitutto grazie per aver accettato l'invito della valigia degli artisti, che a noi ci fa molto piacere avere persone che arrivano dalla... Romania. Oh, per l'esattezza... A Bucarest. Bucarest, la capitale, sì, proprio. Sì. Wonderful, wonderful. Facciamo un applauso a tutti i rumeni, chiaramente, in Italia, a tutte le persone che veramente sanno fare arte, sanno fare tante belle cose. I rumeni sono anche brave persone. Certo. Solo quelli che si fidano un attimino di Dio. Ecco, fidarsi non è mai male, anzi, io ci credo, perciò ci credo. Voglio dire, insomma, la cosa è totalmente bella, esatto. Ci fa molto piacere. Da qui si parte tutto. Ma allo stato attuale io vorrei conoscerti meglio, ovvero, da quanti anni è che canti? Allora, io sto cantando da quasi più di 20 anni. Wow! Perché la musica, come per tutti gli altri, è una grandissima passione dove la mia anima sta vibrando per voi, per quelli che mi ascoltano, e spero che nelle mie canzoni si ritrovano quelli che veramente piacciono le cose belle. Certo, del tipo, per esempio, come è nata la tua passione per il canto e chi è stato l'artista, femminile o maschile, che ti ha fatto nascere questa voglia di cantare? Allora, Céline Dion, beh, da piccola che lo seguivo, e poi i miei genitori che adesso
sono i miei angeli. Ah, ok. E mi hanno dato questa forza di andare avanti. Ho incominciato la scuola di canto, ho fatto poi il conservatorio a Bucarest. Sempre sul canto, sul chiaramente. Sul canto, certo. Sì, ho incominciato con il canto classico. Ho studiato lirico, poi, no? Certo, okay. Sì. E poi sono arrivata al dunque, dove piace a me, le canzoni d'amore. Beh, sono le canzoni d'amore. Facciamo un applauso alle canzoni d'amore, perché sono veramente... le canzoni immortali, che non hanno mai l'età, non hanno età, anche per i brani dei Beatles, esatto. Sono canzoni che sembrano, hanno 60 anni, sembra che sono uscite ieri dalla discografia mondiale, perciò non è poco. Bene, Céline Dion, ma tu per caso suoni qualche strumento? No, un po' pianoforte, ma non è eccezionale. T'accompagni? Sì, un po', okay. sì. Strimpelli, ecco. Esatto. È bello, io devo dire la verità, un signore mi ha regalato un pianoforte in verticale, e io suonavo la chitarra, poi per un brutto incidente in moto ho bruciato un polso, e devo dire la verità che sto riscoprendo la musica grazie al pianoforte. Adesso stai bene, perché io sono anche l'infermiera professionale. Ah, ok, dopo magari ci mettiamo d'accordo. Va bene. Vediamo un attimino di potere, facciamo partire un applauso. Grazie. Bene. Senti, io so che quest'oggi, chiaramente, vabbè che tu, oltre che arrivare dalla Romania, stai arrivando da un posto bellissimo. Che è Alba. Sì, Alba in provincia, esatto. Alba fa provincia, se non sbaglio, no? No, è una provincia, la provincia di Vercelli, di Cuneo. Allora, c'è una zona bellissima, c'è Barolo. Facciamo un applauso a tutti i piemontesi, veramente, per l'Italia, dal nord al sud. È una cosa wonderful, meravigliosa. Bene, e cosa fai in quelli di Alba? Allora, sono rientrata a trovare la mia famiglia, praticamente mia sorella e mio cognato, che li amo tantissimo, con quale c'ho il nuovo progetto mio. E quale sarebbe, se vuoi svelarcelo? Devo mantenere un po' il mistero, perché okay, non certo, posso, certo. Però c'è la nostra pagina dove ci possiamo parlare con tutti, è un nuovo progetto, la pagina si chiama Amici di Musica. Amici di Musica? Sì. E si trova dove? Su Facebook, perciò basta cliccare Amici di Musica e vi esce Facebook. Chiaramente questo progetto che a breve chiaramente verrà messo in atto, no? È gestita da mio cognato Enzo Fanelli e mia sorella Magda Stoica. Ah, beh, che facciamo un applauso, salutiamo, grazie, veramente. Senti, allora io direi a questo punto, onestamente, di non perdere altro tempo, perché sicuramente anche i nostri amici da casa vorranno scoprire di più dalla nostra Flavia. E perché non concedergli questo privilegio di far ascoltare una voce spettacolare? Con tanto amore, perché sono venuta allora, proprio per questo. Vieni. Allora, un brano in italiano, chiaramente, la tua telecamera è questa centrale, quella che vedi, è scritta da due autori napoletani, uno è Antonio Altieri e l'altro è Luciano Somma, con Io ti respirerò, con noi Flavia Stoica. Vai, un applauso. Grazie. Primo incontro
mamma mia, che wonderful, che wonderful song. È partita una base, non so qual è. Complimenti, voce molto originale. Grazie. Devo dire la verità, un brano molto bello. Grazie. Fai i complimenti a questi due autori. Certo. Perché veramente hanno scritto una canzone che ti calza proprio a pennello. Adesso, cari telespettatori, devo darvi un'informazione importantissima, perché vieni pure con me vicino. Perché oggi la nostra Flavia ci fa ascoltare un brano che ha fatto la storia, perché è stata la colonna sonora di un film meraviglioso che è andato qualche giorno fa in onda su una rete importante, e che dire, sentire questa canzone cantata da una voce così spettacolare, deve essere un'emozione unica. Che dire, Ancio in Melody, con noi Flavia Stoica, vai! Grazie. Ristorante Pizzeria Le Quattro Stagioni, in Viale Romagna 19 a Cinisello Balsamo. Una bellissima realtà nata nel 1956 che da oltre 60 anni offre alla gentile clientela, in un'atmosfera magica, propone un ottimo menù, giro carne alla brasiliana e
e Giro Pizza, cucina all'italiana e pesce fresco tutti i giorni. I ristoranti pizzeria Le Quattro Stagioni vi aspetta numerosissimi il fine settimana con la musica dal vivo. Il ristorante propone inoltre per la stagione un bellissimo estivo con sfiziosi apericena e cene a lume di candela. Le Quattro Stagioni, il piacere di fermarsi. Ristorante pizzeria L'Incontro, in via Verdi 18 a Melzo. Offre la gentile clientela in un ambiente accogliente, un'ottima cucina italiana, pesce, carne e una gustosissima pizza con forno a legna. A pranzo menù lavoro a soli 10 euro. La direzione augura una buona estate e vi aspetta numerosissimi. Il ristorante pizzeria Incontro è aperto tutti i giorni tranne il martedì. Mamma mia! Che voce, che bella interpretazione, bella, voce grazie. Sottile, molto sensuale, molto, una canzone proprio cantata con amore, ecco, una canzone d'amore cantata con amore, che non è poco. Tutto quello che si fa con anima, trasmette. Ecco, ha sempre un risultato eccellente, se vogliamo mettere nel senso pratico. Grazie. Senti, vuoi gentilmente dare degli indirizzi social dove possono contattarti per avere serate? Noi farebbe molto piacere. Certo, allora, il mio indirizzo Facebook è Flavia Stoica. Flavia Stoica? Però mi interessa proprio che chi vuole cercare mi trova su Amici di Musica, questa pagina, perché qui noi lavoriamo con questo nostro progetto anche per gli artisti che vogliono essere conosciuti, che vibrano sulla stessa frequenza nostra, la musica per anima. Ti posso dire che la valigia è sempre aperta per i vostri artisti, quando volete è un piacerissimo. Allora che dire, cara Ligia Audio, sì, grazie, bravo, grande. Che dire, allora apriamo subito le danze e presentiamo l'ospite della puntata. Vai, caro amico, vai. Madonna santa. Che dire, oggi la valigia degli artisti abbiamo avuto veramente un artista che dalla Romania ha trasmesso emozioni con la sua splendida voce. Sono stato molto contento perché ho ascoltato due brani, un inedito molto bello. Ringrazio ancora questi due autori che si chiamano Antonio Altieri e Luciano Somma. Antonio Altieri e Luciano Somma, grazie per aver scritto questa bella canzone. E poi un classico Angel in Melody cantata dalla nostra Flavia. Che dire, con noi quest'oggi alla valigia degli artisti, Flavia Stoica! Baci, baci. Grazie mille, grazie. Grazie a voi. E per voi, care signore da casa, che dire, per un giorno migliore, un profumato fiore. Ciao, alla prossima. Ciao. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio.